17 si può ben dire sia il numero del destino di Enzo Dottore. Oggi, 17 settembre, alle 17, la pronuncia, la lettura della tributa condanna. Il 17 giugno dell'83 l'arresto, il 17 gennaio dell'84 la concessione degli arresti domiciliari, il 17 giugno dell'84 l'elezione al Parlamento europeo, il 17 luglio dello stesso anno il rinvio. Quasi 4 ore è stato interrogato Enzo Dottore. È il primo impatto del presentatore televisivo con i magistrati napoletani cui è affidata l'inchiesta. 3 ore e 40 di domande serrate, scaturite dalle clamorose rivelazioni dei pentiti della camorra. Ordine di cattura. Del delitto previsto e punito dagli articoli 416 bis, primo, terzo, quarto, quinto, settimo, comma, codice penale 112, numero 1, codice penale, per aver partecipato all'intesa. Il 34 finora è mancato, ma il 17 non poteva trascorrere. Dal salotto della Milano Bene, dove certi legami si sarebbero saldati, all'atto finale dell'applicazione di assoggettamento delle vittime e di omertà degli aderenti, nonché disponendo per i singoli associati di armi e materie esplodenti, ha come precisi scopi la consumazione dei delitti contro la persona e il patrimonio, il traffico di armi e sostanze stupefacenti su buona parte del territorio nazionale, l'acquisizione del controllo di attività economiche e in parti di concessioni, autorizzazioni ed appalti, anche ai servizi pubblici finanziati con i prosciutti della ZIAI. Sono stati invece gli in Napoli, provincia e buona parte del territorio nazionale, fino al 1993, per Napoli, hanno preferito non rilevare le correttezze, hanno detto le consulte di 190 precise e circostanziate dichiarazioni di alcuni aderenti alla stessa organizzazione, il cui nome allo Stato si omette per ragioni di sicurezza dei medesimi, di opportunità e di cautela processuale, riscontrate in buona parte delle documentazioni di alcuni magistrati napoletani accusati da diversi pentiti d'aver estorto le loro dichiarazioni contro Tortora in cambio di valori. C'è stata ritenuta la obbligatorietà della emissione dell'ordine di cattura, considerato che la carcerazione preventiva appare oltretutto necessitata dall'estrema gravità del reato contestato, sintomo certo della notevole pericolosità sociale degli imputati, che si desume del resto dalla stessa struttura dell'organizzazione delinquenziale e dalla indubbia esigenza di carattere istruttorio tesa ad evitare l'inquinamento delle prove, visti gli articoli 252, 253, comma 6, codice di procedura penale, ordina la cattura di Tortora Enzo Claudio. Volesse una copia di questo documento. Giovanni Pante, che siete voi? E chi se no? E venite mo' che stiamo chiudendo. Tornate domani, eh? Rimane. E domani, sentite, se ve lo potevo fare adesso, ve lo facevo adesso. Certamente. Signor Sindaco, ma che? Che è successo? Che è successo? Pronto, chi è? Raffaele, sono io. Ah, ciao. Raffaele, ci sei? Raffaele. Ma che ore sono? Le 2, stavi lavorando? No, no, ma che sono crollato, no? Senti, scusa se non ti ho chiamato, ma insomma non è che non ci penso, lo sai, è che sono indietro con il lavoro e... Non ti preoccupare, lavora tranquillo. Una parola.
Insomma, se va male anche stavolta è un disastro. Ma oggi le cose sono diverse. Anche il giudice dovrebbe essere meglio di quello del primo grado. Certo, è un lavoro difficile, ma questa volta saranno loro a perdere la partita, sono sicura. Speriamo. Come va lì? Qui va tutto bene. I bambini faranno un po' di vacanze da mia mamma. Comunque ho già organizzato tutto. Raffaele, ci sei o ti sei addormentato? No, ci sono. Dai, scusa, ti lascio dormire, ci sentiamo domani. Va bene, ciao. Ti amo. Tanto. Anch'io. Ciao, amore. Ciao. È una vittoria dei pentiti? Questa è una vittoria dello Stato. Questa è una vittoria della giustizia. Questa è una vittoria della Procura di Napoli. Questa è la vittoria dell'arma dei carabinieri. Questa è la vittoria degli onesti e benpensanti cittadini. Mandico, 10 anni a Tortora, non le sembrano troppi? A questa domanda io non rispondo. Non rispondo, manco un po' cazzo. Martini, dimmi. Ciao, Enzo. Come stai? Bene, ti disturbo? No, dimmi. Ecco, senti, non vorrei allarmarti, ma qui in redazione è arrivato un lancio dell'ANSA. C'è il tuo nome su un elenco di persone che verranno arrestate per associazione camorristica. Sì, ma cosa vuoi che ti dica? Certo. Tutto questo mi fa pensare a Winston Churchill quando lesse sui giornali la notizia della sua morte. Perlomeno mi sembra che sia un po' esagerata, disse. Certo, io volevo solo avvisarti. Del resto, se siamo in un paese serio, non credo che la polizia mi chiami. Caro Tortora, veniamo ad arrestarla. Anche perché potrei prendere seriamente in considerazione l'idea di una fuga. Una fuga? Ma dai, e no, caro Martini, succede. Nel nostro paese succede. Certo, hai ragione. Ti ringrazio. Ci risentiamo, ciao. Va bene. Bene. Un secondo e parte del conto, eh? 10. Allora, sai qual è la notizia più bella? No, qual è? Dicono che io sia un camorrista, mia cara. E chi lo dice? Lo dice l'ANSA. E se lo dice l'ANSA? Così lo spaccio, dice la verità, è un brutto uaio essere bravi in matematica. Com'è, quante volte te lo devo dire? La chiusura del trimestre, devono fare i conti. Caterina Vigliano, numero 8502, ricordo 02 per chi chiama fuori da Milano. E passiamo alla storia del signor Duilio Colardo da Milano. Ha risposto sto fedele? Niente. Certamente. Lui non risponde a uno che fa di nome Barbaro. Guardalo là, lui ha studiato. Ha fatto l'università, lui non si sporca le mani con uno come a te. Tu che tieni? La quinta elementare tieni, allora che buffo. Che buffo. Si vede che il lettere nostro non te l'hanno preoccupazione. Però ci scassano cazzo, a lui e a tutta la Rai TV.